successo assoluto per il Ronde del Montefeltro, organizzato dalla Scuderia San Marino. La prima bandiera di partenza stagionale, sventolata domenica 22 marzo, e ha dato tempo ai tanti appassionati accorsi di ammirare i propri beniamini sulle strade di casa in una giornata intensa che ha creato sfide ricche di motivi tecnico-sportivi di grande effetto. Sono stati tanti gli iscritti che si sono presentati ai nastri di partenza, regalando spettacolo ed adrenalina in un'unica prova speciale, la Bagotta, 12 km interamente su asfalto che si è ripetuta 4 volte. Tre eventi in un evento che ha soddisfatto la grande passione che si è percepita intorno a queste vetture, moderne, storiche e rally stars. Un percorso, quello del 2015, che ha mantenuto gli standard elevati del passato, certamente riconfermato dal classico valore aggiunto dato dai nostri equipaggi locali. Sinistra 2 qua, 2, in destra più, 20, destra 3 no, 3 no, dietro ti molla di continuo, in sinistra più, su dosco 30, sinistra 4 chiude, 4 chiude. Appassionante, avvincente ed anche ricco di colpi di scena, il settimo rally del Montefeltro ha visto gran battaglia al vertice sin dai primi chilometri. Segna il primo scratch Paolo Diana su Peugeot 207 Super 2000, precedendo di soli 6 secondi Jader Vagnini e Luca Vicario. Ma il fatto succede alla seconda ripetizione, il vincitore della prima PS esce di strada, riesce comunque ad arrivare a fine percorso, ma constatati i danni non può proseguire la sua corsa, lasciando da quel momento strada libera a Jader Vagnini per la vittoria finale. A impensierire gli equipaggi da metà gara in poi è il meteo, con qualche goccia di pioggia caduta sull'asfalto già insidioso.
uccide molto. 80. Molta attenzione, sinistra 4 giù e destra 4 chiude. E sinistra 4 giù su dosso 50. Sinistra 4 giù 30, moltissima attenzione, sinistra 4 chiude. In destra 2 chiude molto. 30. Destra 4 giù 30. Occhio sinistra 4 giù chiude, no. In destra 4 chiude. Jader Vagnini, navigato da Alice Palazzi, vince le rimanenti tre prove speciali e si aggiudica la vittoria finale per la categoria Rally Moderno, che con grande professionalità su Renault Clio R3 è riuscito a precedere nei tempi anche un VRC. Seconda piazza per Luca Vicario e Veronica Tramontin su Peugeot 206, terzo gradino nel podio e primi di gruppo N per Simone De Angelis e Nicola Gasperoni su Mitsubishi Lancer Evo 9. Dalle vittorie assolute a quelle di classe. Vince la classe A5 Emanuel Felici su Peugeot 106. La classe A6 va a Massimo Moroni su Citroen C2. Daniele Conti su Renault Clio Williams vince tra le A7. Segue la classe A8 che ha visto vincere Marcello Colombini BMW M3. Renzo Bugli Fiat Uno Turbo si aggiudica la GF4. La GF5 va a Luca Moroni su BMW M3. Matteo Neri con la Peugeot 106 vince tra le N2. Alessio Pisi conquista la classe N3 con la Renault Clio. Nella R2 vittoria per Alessandro Monti Citroen C2. Super 1006 vinta da Riccardo Rigo Suzuki Swift. Tornante sinistro. Bel tornante destro. Vai, 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 bravissimo. Spettacolo ed esaltazione per una categoria intramontabile. Nicola Codicè ed Enrico De Marini su BMW 320 si aggiudicano la vittoria finale tra il raggruppamento storiche. Secondo posto per Piscaglia in coppia con Angelini su Golf GTI e terzo piazzamento per Muccioli e Urbinati su BMW 320. Contenti, dai, la squadra ha lavorato bene, io e Alice siamo molto affiatati, logico, siamo partiti, eravamo molto titubanti, dai, c'era Paolo con la Super 2000, c'erano gli N, non sapevamo, invece ci siamo subito trovati bene, nonostante Paolo è riuscito nella prima prova a confronto Super 2000, eravamo andati forti, io ero già contento, poi piano piano, visto che riuscivamo ad andare ancora più forte, non ho mai mollato. Si conclude così la settima edizione del Rally Ronde del Montefeltro, con piena soddisfazione da questo primo appuntamento stagionale. Certo, rimarrà la coscienza dell'ottimo lavoro svolto dalla Scuderia San Marino, rimandando tutto al prossimo evento, così come ci spiega il presidente Sergio Toccacieli. Siamo alla fine di questo settimo Montefeltro. Quest'anno abbiamo voluto cominciare la stagione con un ronde invece di un circuito. Speriamo di aver fatto cosa gradita ai piloti, visto l'adesione che c'è stata, sembra che si siano divertiti. Ringrazio tutti i partecipanti, come sempre ringrazio il mio direttivo che ci siamo adoperati per questa manifestazione, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano, tutti i nostri sponsor e adesso ci mettiamo a lavorare per il prossimo evento che sarà lo Special Event che è in programma per il 24 maggio. Perciò di nuovo grazie a tutti e arrivederci alla prossima manifestazione. Grazie mille.